calci e pugni alla carrozzeria di un'automobile con al volante una sconosciuta dopo averla inseguita furioso per una manovra giudicata pericolosa e insultata pesantemente dal torto subito mentre si trovava in strada dalle parti di Colceresa. Un automobilista vicentino di 31 anni rischia una o più denunce da parte di una conducente divenuta vittima di un eccesso di ira altrui. Giovane conducente che voleva farsi giustizia da sé frantumando anche il vetro di un finestrino anteriore rischia una serie di denunce per i danni provocati alla vettura e per il reato depenalizzato di ingiurie. A dare notizia dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi tra Mason e Molvena, i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, i quali hanno raccolto la versione raccontata da una donna del posto ancora spaventata dopo il faccia a faccia con il giovane che si era scagliato al suo inseguimento per rivalersi di una manovra a suo dire pericolosa. Si tratterebbe di una mancata precedenza che rischiava di provocare un incidente. Il tutto è accaduto in una manciata di minuti nel tardo pomeriggio intorno alle 19. Le indicazioni sulle generalità della vittima non sono state diffuse. A risalire all'identità e quindi al suo indirizzo i carabinieri della stazione di Marostica, che poco prima avevano raccolto la testimonianza della donna all'indomani del fatto di cronaca. Secondo il racconto, colui che si riteneva vittima di una manovra scorretta si era lanciato in un inseguimento dell'autovettura sorpassandola e costringendo la guidatrice ad arrestare la marcia al centro della carreggiata. Poi la scena di rabbia condita da minacce e insulti finalizzata con un diretto al finestrino sul lato guida anteriore che ha mandato il vetro in frantumi. Protagonista della vicenda, un giovane vicentino di ritorno dalla sede di lavoro a Breganze. Il 31enne subito dopo ha girato i tacchi, è risalito sul suo mezzo e è andato per la sua strada. Gli investigatori dell'arma sono riusciti a risalire alla sua identità dopo il racconto della donna. Proprio lei potrà presentare il conto per un risarcimento in via bonaria oppure andare avanti sul piano della giustizia.